Cari amici, eccoci per la seconda parte di questo momento, sempre con Dino Pasquero. Caro Dino, volevo parlarti in quest'altro tempo che abbiamo insieme, proprio di questa pinacoteca, no? Gli artisti che hai all'interno. Ecco, me li citi, mi dici un tuo pensiero, cioè così, alcuni tra i più importanti, quelli che ritieni di dover dire, perché sono 100 opere, quindi sono talmente tanti, però indubbiamente c'è qualcosa di importante. Dimmi pure tu. Ma la Pinacoteca è una collezione di d'arte contemporanea dei più grossi nomi contemporanei degli ultimi tempi. Io posso citarne qualcuno, tutti no, però non vorrei anche qualche preferenza, comunque preferisco il vanto Sofentino, Gianluca Pedino, c'è Casorati, Tavusso, Ramella, Francesco Franco, grande incisore, uno dei più grandi incisori degli ultimi tempi, Antonio Testa, posso dire Ruggeri, Andreoli, ho visto. Andreoli, Leone, ho tantissimi nomi che adesso dovrei anche un po' far mente locale perché è difficile. Comunque tutto un giro che io ho conosciuto, tutto un giro di amici. Mi ha conosciuto nell'ambiente sia torinese che anche nel Roero, della Langa. Ultimamente mi ha dato anche un'opera marsigliana, un bravissimo pittore anche lui. Certo che devo mantenere un certo livello anche per portare la cultura, della vera arte nel Roero. Poi oltretutto per accontentare un po' tutti, perché non tutti diciamo, i paesani sono propensi a entrare nella biblioteca, a volte anche perché si sentono magari non fare prezzo di limitare la cosa, gliel'ho fatta fuori. Guarena c'è la biblioteca su ceramica, tutte opere inedite, dei più grossi nomi contemporanei sulle E questo è molto vie. Quindi importante. percorrendo Mi hai dato un Guarena. depliant prima, proprio dove si vede una mappatura molto intensa, molti circoletti rossi, proprio nel paese dove ci sono quest'opera, che è Certo, molto partendo dal importante. numero 1 in piazza, si è Sì? obbligato a fare tutte le strade di Guarena e arrivare di nuovo in piazza vedendo 65 opere È importantissime, una cosa di una importantissima. generale Sono tutte su interessante, ceramiche, tutte su ceramiche. tutte Quindi c'è una pinacoteca qui all'interno, nella via centrale, che è in via. in via Paoletti. Via Paoletti, nella via centrale, subito dopo la prima chiesa, tra la prima chiesa e la seconda chiesa, non la cattedrale centrale. C'è questa appunto, le due chiese, come si chiamano? Quindi C'è la parrocchia, che è quella più in alto, quella più in e la via alto, dell'Annunziata Annunziata, che è la sulla grande chiesa piazza. monumentale sulla piazza. Ecco, proprio in questa adiacenza, in questo arrivando al comune, sulla sinistra c'è la Pinacoteca e poi c'è questa Pinacoteca en plein air, no? Diciamo così, all'aperto, no? Dove ci sono altrettante opere, quindi, quante opere di nuovo? È un centinaio Anche lì, quindi veramente si raddoppia, di opere. sono 100 più 100, questo è molto importante. Una cosa mi viene da chiederti, un aneddoto così particolare di qualche artista, no? Di questi grandi nomi che hai conosciuto, o comunque di un aneddoto così che Ma posso dire, ricordi? Francesco Franco, come ho detto prima, è il più grosso incisore di tutti i tempi, potere. È mancato 4 anni fa, all'età di 94 anni. Prima di morire, qualche giorno prima, le ho chiesto di darmi un'opera per la biblioteca e fare eventualmente la nostra. Lui mi ha detto, mi spiace, ma la mia età non posso più farlo, è troppo vecchio, ormai ho deciso di ritirarmi. E mi spiace, comunque, fai te. Dopo un'ora mi ritelefona e mi dice, senti Dino, io a te non posso dire di no, a Guarelli non posso dire di no. È venuto all'inaugurazione, ha fatto una bellissima mostra e mi ha regalato i suoi colori, i suoi ultimi colori che li custodissi io. Ah, In che quel. bello, E che io bello. custodisco i colori di questo grande artista. Che bello, che bello, che bello. Invece del tuo peregrinare per l'Italia, un ricordo, ad esempio, della Svizzera o del tuo peregrinare per Io l'Italia quando facevi i ricordo, tour con gli artisti, no? beh, ricordo, posso dirne uno un po', quando comunque mi ha mangiato il quadro. Ma sì, davvero. Sì, che io per 20 anni
organizzato raduni pittorici dove portavo, diciamo, pittori da tutta Italia, toscani, liguri, piemontesi, in giro di dipingere, Courmayeur, Cervinia, Sanremo. E una sera, un giorno, in Val d'Aosta, dopo che avevo dedicato lo stesso quel giorno, perché era un paesaggio bellissimo, arrivo da Bucco all'improvviso e me l'ha mangiato, me l'ha recato e ho perso Che il mio. Quindi stranezze. è piaciuto anche Stranezze della vita, stranezze della a me. vita. Bene, Sono tanti bene, di loro, bene. in questo Ecco, momento. e quindi della Pinacoteca ne sento proprio che ne parli con un affetto particolare. Insomma, è una parte della tua vita vera, Ma la no? biblioteca posso dire che è la mia opera. È una È tua opera che l'opera ti più porti. È importante. un'opera più importante della tua vita, che veramente ci Adorati tieni. che costa 45 anni di vita. 45 anni di vita, Cose diverse per i pezzi 45 anni di vita dedicati veramente a questa Pinacoteca del Roero. Cercheremo di diffonderla al meglio, cercheremo anche di far tesoro perché è un bene comune che davvero dovrebbero essere. Lo diciamo proprio con questo appello su questo video, proprio sensibili le amministrazioni, i comuni, no? Perché questi sono patrimoni artistici che non possono finire e sono estremamente importanti. Questo sicuramente non finirà, ma noi dobbiamo, adesso tu sei ancora in pienissima forma, in piena vita, però dobbiamo cercare ovviamente di pensare che questo deve essere veramente un cammino come la natura, no? Deve essere un cammino. Cosa Certo, dici? Cosa dici, caro certo. Dino, no? Scopro che andare avanti, deve continuare. È una testimonianza di grandi artisti. Ci sono molte difficoltà nel crearla e vale la pena proprio che le fatiche siano premiate con questa continuità. Perché io mi sono trovato a metà strada, dopo 20 anni che raccoglievo opere, io abito a Torino, non so dove andare giù, ho trovato le mie opere in una cantina. Le mie stesse non ero più d'accordo, non volevo più saperle. Per 10 anni l'ho sospeso perché mi ha scoraggiato. Dopo l'altra decisione di nuovo continuato. Poi cioè, l'ultima la decisione d'Artusio è quella che definitivamente mi ha concesso i locali e siamo riusciti Evviva, a evviva, vedere. deve, viva, viva l'arte, deve assolutamente continuare, beh, questo è un grande auspicio. Io ho vissuto, noi di Terre Parole, questo lo diffonderemo al meglio, sarà un documento storico che rimane, una cosa importante, scriveremo anche di te proprio tramite la penna della signora Perosino, che è molto brava, commenterà molto, racconterà di te e delle tue opere e di quello che abbiamo respirato in questa pinacoteca, che come posso dire, è veramente in questo fresco della casa, di questa dimora storica, è veramente è un piacere ascoltarti, tornerò ancora, ci incontreremo, è nata una bella conoscenza e devo dire che la pittura è veramente è una silente malattia, no? Un silente Certo, piacere, un certo. silente dono. È un qualcosa da cui dicevamo come artisti comuni per vie traverse, anche se tu sei veramente un grandissimo maestro, io sono un po' più una vita d'artista davvero, ma quello che posso dire è veramente non ci si può staccare dalla pittura, vero Dino? Assolutamente no. Assolutamente no. Noi ti ringraziamo, cosa dire, sono veramente emozionato, una cosa bellissima, un'esperienza bellissima, sono due momenti che tutti i nostri visitatori italiani e esteri visiteranno questo il nostro blog, il Terre Parole, e sono lieto di inserirti in questa nostra galleria di ricordi di vita d'artista che da mercoledì sarà online e tutti lo potranno visitare. Grazie, più che dirti Grazie grazie, arrivederci a a te. Grazie a te. questa. Grazie, grazie.